Ben ritrovati a questa nuova puntata di Como Caffè. Oggi siamo ospiti dell'atelier showroom, adesso dobbiamo capire un attimino insieme a lei la definizione corretta, della mia amica e stilista e disegnatrice Ludovica Roncoroni. Ciao! Ciao! È sempre molto curioso e particolare intervistare delle persone che si conoscono, perché ne abbiamo chiacchierato fino a 2 minuti fa, poi dopo si accende la camera e ci si guarda e ci si dice: ma cosa stiamo combinando? Allora te lo dico io cosa stiamo facendo. Io ti seguo, come sai ci conosciamo da tanto tempo. Ha iniziato diversi anni fa come disegnatrice stilista per un marchio tuo, sì. Princess Metropolitan. Esattamente. Un'avventura vera e propria, perché un po' nata diciamo per gioco, mettiamola sì. Così, per cercare di imprimere il proprio marchio, la propria idea su quella che è una moda che adesso purtroppo si sta un pochino uniformando, omologando, mettiamola così. Sì, o quantomeno stanno cambiando le necessità delle persone, cioè dell'acquirente finale. Questa è un po' il discorso. Cioè, probabilmente quando eravamo piccoli noi si guardava più a un capo che durasse nel tempo, quindi che fosse più bello per poter avere un utilizzo negli anni. Ad oggi, con l'ingresso di questa fast fashion, in realtà tutto subito, e se dura poco chi se ne frega. Quindi sì, vai ovviamente a scontrarti con questo tipo di realtà, che sono quelle che però, a meno che non sei un colosso, non puoi neanche stare a guardare. Le guardi perché dici: se lo fanno loro vuol dire che si vende, e questa è sacrosanta verità. Okay. Grandi stilisti, molto più grandi di me, molto più importanti di me sicuramente, da Zara vanno per vedere cosa c'è nel negozio, come lo faccio anche io. Beh, ho notato che alcuni, cioè, marchi diciamo di questa moda un pochino più usa e getta, come la chiamo io perché non utilizzo i termini corretti, però hanno chiesto in qualche caso di firmare una sorta di collezione, sì, temporanea, sì, sì. Assolutamente. Fatto Madonna, poi non sì, so dire. H&M lo fa. Tom Ford forse ha fatto qualcosa, non mi ricordo. Ha fatto anche Giambattista Valli, sì, l'hanno fatto in tanti per H&M principalmente, ma con tutto il rispetto, cioè nel senso, tutto il rispetto per i vari stilisti, tutto il rispetto a loro, perché hanno ragione, vendono, il mercato è quello, cioè uno impara facendo questo lavoro, facendo quasi tutti i lavori, che il mercato poi è quello che ti dice se hai ragione o meno, perché non sei un artista, non sei Picasso, dove magari negli anni dopo la tua morte, chissà, verrai apprezzato. Il mercato ti dice subito, oggi, questa cosa va bene o questa cosa non va bene, e se non va bene è perché o hai sbagliato il tuo canale di vendita, a chi ti sei riferito, o hai sbagliato il prodotto, o comunque l'errore a monte in parte l'hai fatto anche tu. Non c'è molto da nascondersi dietro un dito. Questa è la verità. Ma raccontami questa cosa, io non ho mai capito. È il gusto un po' delle persone che modifica lo stile dello stilista e quindi gli indica un pochino come fare per l'anno prossimo, o è il contrario? Cioè è lo stilista che dice: ragazzi, dovete vestirvi così, questa moda che non vanno più i calzini, che bisogna avere i pantaloni, che io una volta noi chiamavamo con l'acqua in casa. Chi è che la decide questa cosa? Io non allora, ho capito. Allora, è tutto un... consideriamo che in quasi tutti i rami, in tutti i mercati, in tutte le cose c'è una specie di... viene tutto fatto da una piramide, anche sociologica, tra virgolette, no? Nella moda, la moda non fa eccezione. Quindi ci sono quei grandi stilisti che dettano la moda, e sopra loro ci sono dei ricercatori, che chiamiamoli ricercatori, chiamiamoli cool hunter, che fanno dei quaderni tendenza, che tu puoi acquistare tranquillamente, e a quel punto cosa succede? Questi fanno ricerche per il mondo, sono fotografici, sono tattili, perché magari utilizzano anche delle tecniche particolari di stampa, creano questi quaderni meravigliosi dove ti danno gli input per i colori, per delle tendenze magari di fantasie, magari
ti raccontano anche un momento sociale, per cui tu da questo momento sociale dici, percepisci qualcosa. A questo punto questi quaderni vengono, in realtà sono visibili a tutti, cioè non è che lo può prendere soltanto il signor Giorgio Armani, lo posso andare a comprare anche io, mm-hmm. anche personalmente, solo per mio interesse. Però in realtà cosa succede? Che li compra il signor Giorgio Armani o chi per esso, questo viene poi dopo visto nelle passerelle dei grandi marchi e quindi questo nuovo trend inizia ad arrivare prima nelle alte sfere per poi abbassarsi piano piano fino ad arrivare a, diciamo, il mercato. Come, cioè mercato nel senso il mercato quello che c'è nelle piazze dei paesi, okay. Cioè è una specie proprio di che con stagione su stagione su stagione nasce, esplode e poi va a morire. Quindi in realtà sì, io personalmente guardo le tendenze, però so già che se c'è una tendenza che è troppo nuova, magari fai l'accenno, la inizi a utilizzare, ma è solo l'anno successivo dove dici adesso quest'anno devo tra virgolette utilizzarla in modo massivo, perché tanto i miei ricettori, se non l'hanno già vista in giro, non la compreranno da me, perché non gli è ancora entrata nelle corde. Quindi è una sorta di mix tra quello che, come si vestono con la loro fantasia, mettiamola così, i ragazzi o chi... Sì. E il gusto dello stilista. Ma certo, cioè è in realtà tutto nasce dall'alto, che poi dopo alla fine uno non si rende conto che la scelta non l'ha fatta lui, però in realtà la scelta non la fai mai tu. Ok. Cioè difficilmente, o sei veramente un artista, sei un genio, ma si parla di pochissime persone che possono inventare qualcosa anche in questo campo, inventare o reinventare, ristudiare, se no altrimenti è un imparare a vedere quello che c'è fuori, riuscire a farlo proprio con la propria creatività, quindi ricrei, reinventi e al momento opportuno tu lo lanci sul mercato. È un meccanismo particolare questo, poi soprattutto il fatto che sia veramente che dura un anno, cioè da un anno con l'altro, come dicevi tu. Da un anno d'estate è nata una tendenza, nell'autunno si inizierà a vedere, nell'estate successiva sarà presentissima nei negozi, l'inverno successivo non è che dici la trovi al mercato, l'abbandono, perché non è quello, però vuol dire che ha talmente scalato tutte le cose che chi va a acquistare all'apice della piramide, quella cosa non la vorrà più vedere perché magari sarà già 2 anni che la vede, mentre la signora meno informata che ne fa un utilizzo, che ti dice quando me la metto questa cosa, perché è quello il discorso, okay. Uno deve dire io devo sapere quando questa cosa viene poi, cioè quando me la posso mettere, quindi che si parli di una stampa, che si parli di un tessuto, che si parli di qualsiasi cosa, la signora in fondo dice ok, questa me la posso mettere per andare a fare la spesa, perché poi è quello, cioè uno deve riuscire a entrare nella, non nella testa, però nel gusto di chi dopo viene di chi ti acquista, per far sì che diventi una cosa facile. Sì, che poi noi si fa sempre ragionamento sul fatto che l'utente finale, l'acquirente ci faccia caso alla moda, ma può essere che ci sia qualcuno magari come me che si mette sempre gli stessi pantaloni da 20 anni, ma assolutamente, e tu lo vedi e dici ma lui non è una persona che potrebbe essere, ma poi uno al proprio target, cioè ci sono dei brand che hanno una vita lunghissima e che sono bravissimi e che funzionano facendo tra virgolette le stesse cose da sempre, okay. Perché c'è quel tipo di acquirente che comunque non tanto non gli interessa, si fidelizza, dice ok, io con la moda cosa deve fare? La moda deve farti sentir bene. Sì, uno deve vestirsi, però se uno pensa alla necessità di vestirsi, io non credo che, quantomeno in Italia, il 99% delle persone abbiano bisogno di andarsi a comprare manco una maglietta. Certo. Il 99 no, però la maggior parte delle persone non ne ha bisogno. Quindi dice ok, io prendo questa cosa perché mi fa sentire meglio, perché mi fa sentire bene, perché mi fa assomigliare a
quel personaggio, a quella persona, a questa agglomerato, a massa, questo gruppo di persone. Però a seconda poi del sempre livello della piramide in cui ti trovi, tu dirai voglio assomigliare a questo, voglio assomigliare a quello, voglio assomigliare a quell'altro. E poi a seconda anche del tuo gusto personale, perché comunque non tutti fanno le stesse cose, grazie a Dio. Cioè, ma proprio anche come tipologia di donna, cioè io faccio, noi facciamo abbigliamento donna, abbigliamento uomo è tutto un altro mondo che mi è anche abbastanza oscuro, che non lo conosco in realtà. Però l'abbigliamento donna, tu sai che avrai la donna tipo Armani, la donna Dolce Gabbana, avrai la donna Cavalli, la donna che ha un gusto molto astratto e quindi vai ancora nel mondo dei giapponesi, cioè esistono tantissime tipologie di donna. Ma non ci potrà essere una donna un domani come la tua nuova linea, per esempio, perché da due anni hai aperto anche Princess Lodo con un altro intento, diciamo, quello di avere una donna, diciamo, più perché poi ho paura di dire delle cose comoda. È una donna più le donne, cioè noi nel nostro marchio che nasce facendo maglieria, la maglieria per antonomasia è una cosa comoda. Poi la si può rivedere, rileggere, rifare, però è una cosa per una donna che vuole essere comoda, pratica. E un domani non ci può essere, perché mi hai nominato dei marchi, dei nomi che ci sono, io credo da sempre, no? Ma da qualche parte sono partiti pure loro. Assolutamente. Ma ci potrà essere qualcuno che nasce adesso come te o qualcun altro che può diventare uno di questi grandi? Ma ci sono. O è successo nel corso? Ci sono dei fenomeni. Oltre fenomeni, perché hanno un talento fenomenale nel disegnare, nel creare. Sì, o comunque nell'idea che hanno, perché in realtà poi tutto dipende principalmente dall'idea che tu hai. Se la tua idea è strutturata, studiata perfettamente, momento giusto, persona giusta. Però a quanti capita? Uno su un milione, forse, no? Sì, certo. Beh, bisogna provarci. Oppure... vale un po' peso per tutti, sì, i campi, tutto sommato. Oppure semplicemente ti dai molto da fare. Cerchi di trovare la tua via in un mercato che è saturo. Perché è questo. Come credo il 90% dei mercati in questo momento sia saturo. Però quello dell'abbigliamento è saturo, colmo, ricolmo, perché la domanda è... cioè l'offerta è... mille, infinita. Noi in redazione abbiamo recentemente dei ragazzi che stanno facendo una sorta di alternanza scuola-lavoro. Per concludere questa chiacchierata ti volevo chiedere questa cosa. Una ragazza che viene qua, che inizia, probabilmente ti potrai riconoscere tu qualche anno fa quando hai iniziato, conoscendo tutte le difficoltà di questo mondo, di questo, come dicevamo, di questo mercato che oramai è pieno tutto quanto, ti senti comunque di incoraggiarla, diciamo, a provarci comunque, a continuare a disegnare, assolutamente. Non bisogna mai farsi scoraggiare in questo senso. No, ma infatti io, cioè nel senso, il mio racconto è un racconto di... vedo quello che c'è fuori, certo. Ma se non ci credessi al 200% avrei già detto va bene, vado a fare altro nella vita, che diventa anche più facile forse. Vado a lavorare per qualcuno, certo. No, anche noi abbiamo avuto delle ragazze che sono venute qua tramite la Cometa, okay. Che credo abbia un indirizzo moda al suo interno, e quindi avevamo preso delle ragazze che facevano uno degli stage curricolari. No, beh, assolutamente. Se uno è un lavoro che, come in tutti, ci vuole molta passione, però un po' per il momento, un po' perché tutti in realtà si inventano stilisti negli ultimi anni, sono tutti diventati stilisti, se non hai una grossa passione, una grossa voglia di farlo, una grossa voglia di dire mangio anche dei grandi rospi, non farlo. Ok, ci si scoraggia un po'. Mi rendo conto. Devo conoscere bene le basi, e uno deve dire, devo essere umile, abbassare la testa e devo farmi dire mille no per poi magari farmi dire un ni.
va bene. Oppure sì, magari lavorare con qualcuno, come nel tuo caso, perché è, un, è un'azienda, un'attività, chiamiamola sì, conduzione familiare, ma nel senso sì, che sì, assolutamente. Io per esempio con questo mio progetto ho trovato il regista, il mio sodale Andrea, mm-hmm, e lui ha creduto in questa idea, cioè forse anche nel trovare, si ha coraggio anche nel vedere che altre persone magari credono in te, nel tuo progetto, che hanno coraggio anche loro di mettersi accanto a te e di fare il percorso assolutamente insieme. No, ma questo assolutamente no. Ma infatti io parlavo di una ragazza o un ragazzo che esce da scuola e dice: a me piace fare questo lavoro. Perfetto, fallo. Sappi che all'inizio potresti dovere un attimino fare dei lavori di bassa manovalanza. Beh, per imparare, bisogna, certo, per imparare, perché impari, vedi, guardi, cioè non c'è come, per me, per come sono fatta io, non c'è come imparare, capire e riuscire a rifarlo. Cioè, in modo migliore, ancora meglio che leggerlo su un libro. Io ti ringrazio per averci dedicato del tempo in questo fine giornata lavorativa, ma avrai ancora qualcosa da concludere, sì, te la faccio concludere, però ti ringrazio tanto perché è una grande fortuna per me fare questo programma, perché parlo sempre di tantissime cose diverse, non c'è niente di meglio, un po' come te che devi sempre trovare qualcosa di diverso e di nuovo, è proprio bello scoprire persone che fanno cose diverse, che però hanno una passione dentro e riescono ad andare avanti. Grazie mille Lodo, e grazie a voi per averci seguito, e ci vediamo alla prossima puntata.